Buon mercoledì 8 febbraio. Mi è capitato di ascoltare un breve passaggio di prima pagina, la trasmissione Rai che legge i giornali del giorno. E il conduttore della giornata ha sottolineato come stiamo vivendo un tempo di grandi tragedie, relativamente in particolare all'evento tragico del terremoto, che oggi ha bisogno di aiuti immediati, ma stiamo sperperando denaro per acquistare armi, stiamo aumentando la spesa per le armi. Le armi, questi strumenti di morte, di aggressione, di prepotenza, che rendono molto difficile costruire un'esistenza di pace autentica, una pace non generica, ma costruita attraverso l'equa distribuzione delle risorse, il superamento delle ingiustizie, il rispetto dei diritti di ciascuno nella propria inalienabile diversità. Pace significa costruire ponti tra diversità, nelle relazioni intime, interpersonali, nelle relazioni tra le comunità e tra le nazioni. La pace significa rispettare le culture altrui e quando nascono controversie e conflitti non siamo chiamati ad esprimere l'aggressività e la violenza che c'è in noi. Quindi aveva ragione Gad Lerner ieri mattina a sottolineare questo aspetto. Non entro nel merito della questione di questa guerra, che senza alcun dubbio è una invasione generata per oscuri motivi, come tutte le guerre, ma ampiamente utilizzata dagli speculatori per arricchirsi oltre misura. E che cosa facciamo? Noi investiamo in una difesa armata, un'aggressione armata, una difesa armata. Posto il sacrosanto diritto di chi è aggredito di difendersi, su questo non possiamo avere dubbi, non possiamo trovare giustificazione nel comportamento degli aggressori. Avessero anche delle minime ragioni, tutto questo non giustifica mai l'uso devastante della violenza, della guerra. Ma la guerra è anche tra gli esseri umani a livello familiare, nelle relazioni intime. La guerra la possiamo intravedere nei tentativi di ricondurre gli altri a una normalità che pensiamo di essere noi a interpretare in maniera perfetta. Questo ci permette di non metterci in discussione, non ci facciamo delle domande di fronte al comportamento sintomatico di una persona con la quale abbiamo stretto rapporti di amicizia, o appartiene alla nostra sfera familiare. Ecco, questo elemento di guerra e pace dovrebbe essere un punto forte dei pilastri costituenti la nostra esistenza. La pace, la giustizia sociale, il tentativo di essere autentici senza ingannare e autoingannarci attraverso la dimensione dell'immagine, quell'immaginario nel quale si coltiva l'ipocrisia. Sentite un po' che cosa dice Papa Francesco all'Angelus del 7 novembre del 2021, che oggi il sito del Vaticano ci presenta associato al brano del Vangelo nel quale si parla della impurità di ciò che viene da noi. L'impuro non è ciò che noi prendiamo dall'esterno, è quello che noi restituiamo all'esterno. L'impuro è nella nostra coscienza che non riesce a porre fine alla tendenza esponenziale di far crescere l'aggressività e la violenza, l'odio. Parliamo tanto di amore, ma siamo troppo rancorosi, troppo rivendicativi. Dobbiamo emendarci rispetto a questa rancorosità e questo lo possiamo fare.
se impariamo a autoeducarci. Ma leggiamo queste poche righe di Papa Francesco. Anzitutto, guardarsi dagli ipocriti. Immaginiamo che gli ipocriti siano gli altri, ma in noi giace sempre una punta di ipocrisia. Quando affermiamo grandi idealità e poi i nostri comportamenti vanno da tutt'altra parte, in direzione ostinatamente contraria, non quella di cui ci parla il poeta, in direzione ostinata e contraria rispetto alla cultura dominante. No, noi andiamo al carro dei vincitori della cultura dominante, pacifichiamo le nostre esistenze solo se cogliamo di essere conformi e conformi oggi, di fronte a questa cultura del capitalismo sfrenato, dell'individualismo sfrenato e autoreferenziale. La cultura ci autorappresenta come immaginari virtuosi coltivatori della pace e contemporaneamente attori di comportamenti, di stili di vita che genera inevitabilmente una conflittualità violenta. Questo non significa non accettare la conflittualità. La conflittualità è generata dall'incontro con la diversità. E lì dobbiamo cercare un punto di mediazione, non di supremazia. Il suprematismo, che sta diventando una ideologia piuttosto diffusa nel nostro tempo, il suprematismo dei bianchi, il suprematismo della cultura occidentale, il suprematismo dei ricchi, il suprematismo dei conformi. Tutto questo pone gran parte dell'umanità ai margini e coloro i quali si ritengono portatori della civiltà perfetta, della cultura perfetta, della religione perfetta, sono ipocriti. Guardarsi degli ipocriti, cioè state attenti a non lasciare la vita, a non basare la vita sul culto dell'apparenza, dell'esteriorità, sulla cura esagerata della propria immagine. Noi che abitiamo il tempo dei social, ossessionati dall'immagine, addirittura abbiamo costruito la figura dell'influencer, il quale si dà da fare in questa sua opera di costruzione dell'immagine ad alimentare l'ipocrisia, e ci facciamo cultori di quella cultura. Perché speriamo probabilmente anche noi di diventare degli influencer. Quante persone, anche molto giovani, abitano gran tempo della loro esistenza nei social, costruendo tentativi di essere osannati, che poi in gran parte vengono disattesi rispetto alle aspettative. Questi sono i punti fondamentali entro i quali poi noi dobbiamo reinterpretare il disturbo mentale, il disturbo del comportamento. Sì, perché noi oggi viviamo in uno stato di intossicazione collettiva intorno all'ipocrisia, all'immagine, al denaro e al possesso. Tutti elementi che rappresentano la matrice nella quale di fatto desertifichiamo la nostra esistenza. Si potrebbe vivere molto più serenamente se ci disintossichiamo autenticamente da questi elementi di ipocrisia, immagine, successo, denaro, possesso. E soprattutto, state attenti a non piegare la fede ai nostri interessi. Ma cosa significa piegare una fede, una convinzione? Ciò che in cuor nostro sappiamo sarebbe giusto. Magari lo proclamiamo anche. Penso ai tanti progressisti, i quali tutti i giorni si ripetono e ripetono nelle conversazioni che bisogna difendere l'ambiente, che bisogna essere più equi, che non se la sentono più di essere conformi a questa epoca storica. Non fa più per me, ma che cosa fai? Contemporaneamente ti dai da fare per conformarti, garantirti i tuoi interessi e subordinare le istanze profonde, spirituali, economiche, sociali e politiche che rappresentano per te i punti di riferimento. A quel punto li subordini ai tuoi interessi.
Il Tengo Famiglia di Eichmann, che è ben descritto da Hannah Arendt nella banalità nel male, perché questo è il punto fondamentale, nell'ipocrisia, nell'immagine, nella centralità dei propri interessi si costruisce la banalità del male. Mai approfittare del proprio ruolo per schiacciare gli altri, mai guadagnare sulla pelle dei più deboli. Ovviamente, se noi poi fossimo interrogati se l'abbiamo mai fatto, no, io no, non ho mai approfittato della mia posizione per schiacciare gli altri e tantomeno guadagno sulla pelle degli altri. Poi andiamo a rivisitare in profondità e nel dettaglio le nostre esistenze. Andiamo fieri delle nostre posizioni. Le abbiamo costruite obbedendo alla cultura della competizione. Molto spesso accade anche nel mondo dei club, nei quali si cerca di celebrare la democrazia autentica, si cerca di far sì che le nostre esistenze non siano più all'insegna della supremazia, ma della pariteticità. Essere in relazione con l'altro, a partire dalle ovvie differenze che intercorrono, in un rapporto paritetico. Poi però, e mi riferisco all'ambito professionale, non si è mai messa in discussione la forma del carrierismo che finisce per caratterizzare l'esercizio della professione in virtù del fatto che sai benissimo che per fare carriera devi stare conforme all'esistente potere. Non chiedi che ci sia una modalità diversa di gestione del bene comune, non più costruito intorno alla carriera personale, ai miei meriti. Vedete, anche il più virtuoso degli ecologisti, dei sistemici, molto spesso pecca e pecchiamo, riconosciamocelo, pecchiamo di una presunzione meritocratica. Se dirigo quella struttura è per merito, non per una convergenza di tue capacità con un subdolo mandato politico. Penso al sistema pubblico, il quale non si è mai liberato dalla partitocrazia. E quella partitocrazia fa sì che inevitabilmente devi tener conto, ma se sei capace di essere libero, non devi tener conto. Certo, ti giochi la carriera, non lo stipendio. Prenderai un po' meno, ma questo ti garantirà di essere veramente in sintonia con una compartecipazione con la comunità locale, che soffre senza alcun dubbio l'oppressione esercitata sulla pelle del prossimo. Questi sono gli elementi. Penso al campo della psichiatria, la quale si è apparentemente liberata dal mandato di controllo sociale. Vuole incontrare l'altro nella schiettezza di una relazione d'amore, ma poi si intrappola in quella serie di meccanismi, quello che Foucault chiamò i dispositivi, quella serie di meccanismi fatti di tecniche, nella fattispecie della psichiatria di diagnostica, di scienza debole. Di questo parleremo anche domani sera alla scuola, passaggio fondamentale nell'articolo di Maria Inglese. Perché quelle tecniche, quei saperi, pur nella loro debolezza, si ergono come barriere che sono finalizzate ad esercitare un mandato politico nei confronti della diversità, respingimenti e confinamenti dei diversi, che ci riporta all'epoca dei manicomi, certo, con uno stile radicalmente diverso, apparentemente più umano, ma non meno alienante. Di questo noi parleremo domani sera. E vigilare per non cadere
per non cadere nella vanità, la vanagloria di essere chiamati direttori. Tutti vogliono dirigere, nessuno vuole eseguire un mandato ecologico che trascende la volontà del singolo e che si pone in posizione diametralmente opposta rispetto a quel potere unidirezionale che caratterizza la devastazione dell'ambiente e contemporaneamente implica in sé una spoliazione degli altri e delle loro risorse, quel potere fatto di protervia e di ipocrisia, quel potere che oggi addirittura, e qui devo veramente aprire una parentesi necessaria di fronte alla notizia, che un alto esponente del governo, che Giorgia Meloni nel suo libro, così trovo scritto nella stampa perché io non ho letto il libro Io Giorgia, avrebbe definito la persona l'uomo più giusto e intelligente che abbia mai incontrato. Ebbene, sapete che cosa ha fatto quest'uomo giusto e intelligente? Lo riporta la stampa, poi ha smentito, ma la stampa ha ribadito che effettivamente era nelle sue intenzioni fare questo, proporre questo. Iniziare un addestramento nelle scuole all'uso delle armi. Lo trovo scandaloso e ci riporta quell'immagine che qualche politico poi ha richiamato, libro e moschetto, e giustamente ha poi sottolineato a quando le adunate del sabato e a quando i balilla. Ecco, questi sono gli elementi che in questo tempo di necessità di costruire una cultura della pace addirittura arriviamo al punto di usare le scuole per educare le persone all'uso delle armi. Questo è assolutamente inaccettabile. Per qualcuno addirittura è necessario, perché poi porterà inevitabilmente a immaginare che la legittima difesa è farsi giustizia da sé. Questi sono gli elementi sui quali dobbiamo culturalmente discutere, perché poi la politica ebra di un consenso piuttosto modesto, devo dire, perché non è plebiscitario, si permette anche di uscire con queste fesserie pericolose, devastanti, intrise di ipocrisia, di auto-idolatria, questo di vanità, sì, vanità. Pensiamoci bene su queste cose qua e non me ne voglia chi ritiene che non sia corretto introdurre nelle riflessioni che riguardano l'ecologia sociale antropo-spirituale, fondamento dei club e la dimensione della politica. Il movimento dei club non è apolitico. E di fronte ai gesti, ai comportamenti dei partiti, non deve mai sottrarsi, altrimenti cade nella trappola dell'ipocrisia, che definisce semplicemente la disponibilità a essere consenzienti, purché ti diano qualcosa in cambio, compresa il riconoscimento della propria identità. Non abbiamo bisogno di riconoscimenti. Sarebbe anche bello che nello stesso tempo ci facessimo coprotagonisti di un investimento condiviso, condividere il denaro per costruire una dimensione di bene comune vissuto intensamente nella relazione, incominciare a porre mano a generosità per costruire il bene comune indipendentemente da chi governa. Questa è una dimensione distante dai partiti, ma profondamente politica. Chiudo la parentesi politica. Come ci ricorda Papa Francesco, per non cadere nella vanità, perché non ci succeda di fissarci sulle apparenze, perdendo la sostanza e vivendo nella superficialità. Apparenze, sostanza, superficialità. Lì si gioca la nostra disponibilità o meno di partecipare all'esperienza del club con disponibilità assoluta di metterci in discussione. E questa messa in discussione rappresenta l'essenza stessa di un sistema di cura che nel rispetto della diversità cerca di offrire la possibilità co-costruttiva di una dimensione di pacificazione delle esistenze.
Chiediamoci, ci aiuterà in quello che diciamo e facciamo. Desideriamo essere apprezzati e gratificati oppure rendere un servizio a Dio e al prossimo e quindi alla comunità locale? Vogliamo essere celebrati o vogliamo essere servitori? A questo proposito ricordo come nell'esperienza del professor Udoli, i club si chiamavano club degli alcolisti in trattamento. E all'inizio, quelli che oggi chiamiamo i servitori insegnanti, forse è arrivato anche il tempo di incominciare a immaginare un'altra terminologia per definire questa funzione all'interno del club, fondamentale e caratterizzante, la stessa identità del club. Perché il club non è un gruppo di autoaiuto o un gruppo di volontariato, no, è una comunità la quale ha in sé anche un facilitatore che abbiamo chiamato servitore insegnante. Udoli all'inizio chiamava servitore, prima ancora operatore e prima ancora terapeuta. Ecco, quel terapeuta ha il preciso significato di essere al servizio nella dimensione dell'amicizia e dell'amore. Forse dobbiamo riappropriarci anche del termine terapia e terapeuta, non lasciarlo nelle mani di quanti invece interpretano la terapia come una forma di agire sull'altro senza mettersi in discussione, modificarlo, trasformarlo e quindi esercitare una forma di controllo sociale. Riappropriamoci di parole fondamentali nella nostra cultura. Terapia e cura, non dobbiamo aver paura, perché se ci siamo veramente demedicalizzati e depsichiatrizzati, possiamo esercitare con pienezza e competenza proprio queste funzioni di crescita e maturazione in una dimensione comune tesa a cambiare la cultura esistente. Non siamo qua per cambiare gli altri, eh? Siamo qua per cambiare un pochino di noi stessi, ma non più di tanto, naturalmente, ma a partire dalla nostra riconosciuta fragilità, costruire insieme una prospettiva sobria, di ricerca costante della sobrietà. Perché purtroppo noi poi desideriamo essere apprezzati e gratificati. Oppure, e qui c'è l'invito che rileggo, un servizio a Dio e al prossimo. Specie del servizio, terapon, il servo nell'amicizia, il servitore nell'amicizia, il servo fedele, il servitore nell'amicizia è colui che esercita la terapia, specialmente ai più deboli, a coloro i quali sono messi ai margini. E sono tanti, sono la maggioranza, non dimentichiamoci, non dobbiamo guardare solo i casi estremi. C'è una maggioranza della popolazione del pianeta che vive nella fragilità e della debolezza che è derivata dall'esercizio del potere degli ipocriti, dei supponenti, dei coltivatori dell'immagine. Vigiliamo sulla falsità del cuore, sull'ipocrisia che è una pericolosa malattia dell'anima. Forse anche della parola malattia. Dobbiamo riappropriarci, non secondo lo schema medico. Dobbiamo porre mano alla malattia dell'anima. L'anima non è qualcosa di intrinseco, è laddove vi sono i legami tra le persone. L'anima, come ci ricorda anche Jung, è una dimensione universale e collettiva. Di questo dobbiamo prenderci cura per essere veramente nella dimensione della ecologia profonda, radicale, quella di cui ci parla poi Papa Francesco nella enciclica Laudato Si, che riprende anche nella Fratelli Tutti. Abbiamo a disposizione tanta ricchezza per poter riflettere e cambiare il nostro comportamento. E quindi alla fine di questa riflessione vi ricordo che l'evento di domani, a partire dal laboratorio delle 16:30, poi alle 16:30 fino alle 19, una riflessione fatta insieme ad Alina che metterà insieme le domande generate dal laboratorio con la
le osservazioni dei partecipanti, un dialogo aperto, per poi alle 19 l'incontro e il dialogo con Maria Inglese, psichiatra di Parma, che insieme a Vanna Cerrato incomincerà a riflettere su questi elementi, il nostro rapporto con i dispositivi attraverso i quali poniamo mano alla multidimensionalità della sofferenza umana, riconducendola alla nostra soggettività e al nostro vivere comunitario. Buona giornata a tutti.